amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft. Siamo tornati su Crafting Mama. Adesso si è spostato, quindi trovate il nuovo IP in descrizione, perché il vecchio server di Crafting Mama al momento non esiste più, si è fuso con Shotbow, quindi controllate l'IP che è nuovo. Tutte stipichette a mollo. Stiamo riprovando Crafting Mama in una nuova mappa, non sappiamo cosa aspettarci. Aiuto, speriamo bene. Aiuto, cos'è sta cosa? Non so neanche quanto valga la roba. Ok, sto prendendo. Sto prendendo. Ma serve qualcosa a prendere questi? Non lo so. Non ho letto i punti da nessuna parte. Sarà tutto da scoprire. C'è scritto sulla destra: ci dice il tempo, la carne. Dagli a me, allora, dagli a me, non me li rubare. La pozioni per uno. I materiali. Ah, dice quindi quanto valgono le varie cose. E quanto vale il melone lì, quanto vale? Speriamo valga tanto, lo so. Le pozioni valgono. Ok, si può anche prendere. I meloni servono a qualcosa. Non ne ho idea, ma li sto prendendo. Qui vedo che ci sono anche della redstone. Prendo la redstone. Cosa succede? Perché sono guiderata io? Se prendo la redstone, diventa questo e non c'è più. Cosa serve? Non capisco nulla. Non si capisce veramente niente. A questo la distruggo con questo. No. Ah, ma ha dato della glowstone. Ah, ma mi dà della redstone volendo. La spruzza via, però me la dà. Non so se serve a qualcosa, io la sto prendendo. Non ci sto capendo assolutamente niente. Perché l'abbiamo provato nel Nether? Non lo so. Idee mie, hai ragione. Idee tue, amore. Chi sì, sempre idee mie. Ma vedo un po', non è che con questo lo distruggo più velocemente? No. Perché non... un sacco di gente sta ammazzando i mob esattamente? Perché? Forse carne di mob? Carne di mob? Carne di mob? Carne di skeleton, per Jack! Di skeleton, non lascialo! Ok. Che ne so? Dighi, dighi, pickaxe, dai, prendi qualcosa. Ok. Ho preso una gastia. Ah, ok, mi dice cos'è. Questo è considerato crops, quindi mi vale uno. Questo crops. Ah, i punti ci sono scritti, è vero! Non vale niente il Nether. Ah no, serve per fare le pozioni il Nether World al massimo. E che ne so io? Vabbè, allora continuo a prendere cibo. Invece quanto vale la... Questa vale uno e serve per materiali, ci vuole tantissimo per prenderla. Ok, faremo una strage terribile perché non ne abbiamo idea. Abbiamo provato la parte del Nether. Perché l'abbiamo fatto? Perché sono idee tue, bellezza. Lo so, vai. Prendi tutto quello che puoi. Vediamo che brutta figura faremo. Crafted vale 1.98. Cosa devo craftare di bello? Perché soprattutto i magma cube rilasciano palle di slime? Palle di slime? Non ne ho la più pari idea. Whee! Guarda quante belle cose che prendo. Ma cosa me ne faccio? Posso. For water bottle. Potrei craftare degli oggetti. Ma dove ce l'ho le water bottle? Ce l'ho. Qui dentro non c'è niente. Clicca qui. Eccole, grazie mille, ora così funziona. Ora così funziona, io non ci sto capendo niente. Neanche io. Allora, ragni che saltano, creeper che siblano e che fanno miau. Miau. Nether. Ma strano vedete creeper nel Nether però. Sì, veramente, ok, mettiamo un altro di questi. Non so se serve fare le pozioni, quindi stiamo sperimentando per voi, così che possiate non fare delle brutte figure. Facendo le pozioni? Sì. Davvero? Ma a caso, completamente a caso. Io sto facendo tutto a casaccio, quindi non si capisce niente. Neanch'io, vai, metti sta roba sto e metti gli questo slime, là. Gli slime quelli lì là. Sì, ma poi con cosa ci faccio con le pozioni che sto creando? Te le bevi, vedi che faccio una gastia, vediamo se vale qualcosa con la gastia. Cos'altro ci possiamo fare con le pozioni? Certo che proprio carogne sono. Perché hanno messo proprio i cocomeri che sono difficili da buttare giù e lenti? Sono lenti da buttare. Aia! Un minuto e mezzo abbiamo. Sì, è quasi praticamente finito tutto. Abbiamo fatto. Perché non ci avevo pensato al fatto che ha tempo? Meno male che ha tempo. Quanto le fa finire mai sta questione? Questa tortura cinese. Aiuto, ok. Io sto facendo delle pozioni, ma non ho idea di come condirle. Un po' di salsa di creeper. Quanto vale? Vale 0 punti. Ma grazie. Qualcosa. Se la faccio diventare così, vale qualcosa. Non valgono niente queste pozioni. Cosa fai in casa mia? Vai via da casa mia. Accidenti. Va bene. Aspetta, io inizio ad appoggiare la roba dentro, delle carote, delle cose. Mia?
qui non è niente, metti di via 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 redstone, non c'è niente che toglie i punti. Gli ender chest, metterò dentro ste pozioni, ma non ho idea se servono a niente, per me no. Comunque le metto via, tanto al massimo non mi fanno nulla. C'è qualcuno che mi sta stressando qui, che deve essere un mob. I netherworld, ma metto via anche i netherworld, sì! Ormai è finito tutto, abbiamo fatto peggio che mai. E basta, tu. Dovevo prendere più carote, probabilmente. Oh, vai via. Mamma mia. Fammi mettere via le carote, un attimo, un attimo. Vai. Un attimo, ok. Via le carote, vai, vai, metti le carote. Sì, 10 secondi, 5, vai. Mettici vai. Dentro tutto, anche, ciao, anche il Digi Pickaxe. Schifosi, Creeper. E con questo finirò ultimo. Sì, no, io finisco, guarda. Ok, vediamo un po' i nostri punti. Ma che paura. Io ho già finito, sì, io ho già finito. Cominciato. Esattamente. Come si fanno i migliori punti in questa mappa? Oh. Come si fanno? Ho una bistecca nell'inventario. Perché ho una bistecca non lo so, non ne ho perché idea. Che è un rolling pin of sharpness? Cos'è? Fai anche tu il rolling pin of sharpness. Sharpness, slapicineb best. Dai. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ok, mai più la mappa del Nether. Mai ma che più. Cosa ti dico? Mi è quasi piaciuta, quindi rifacciamola. Davvero? Sì. Vai nella lobby. Ok, ma non ho capito. Ho sbagliato, non è quella non giusta. Non è quella del Nether, vattene no. Via. Esci allora. Via, via. Corri via. Di corsa. Cerca quella giusta. Io? S Kitchen. No, è in progress. No, non c'è nessuna data a noi. Va bene, proviamo lo stesso nella farmland allora. Ok, qui com'è che si faceva? Ricordamelo. Normalmente hanno tolto i cartelli, grazie. Oh, grazie, così sono. Ma che carini! Ma che teneri! Qui un tempo, per chi non se lo ricordasse, c'era una parete piena di quadri con i dovuti punteggi degli oggetti. Adesso è sparita. Naturalmente, se voi vi consigliamo di provare a giocare a Crafting Mama, dateci voi nei commenti dei consigli su come si può giocare al meglio nel Nether. Abbiamo voluto provarlo così a freddo e non abbiamo capito niente. Ma dato che voi siete sempre geniali in queste cose, se volete provate a darci consigli e magari lo rigiocheremo una terza volta. Oddio. Se a voi va bene, siamo vicini di casa. Ti rubo tutto. Se no, a voi va bene, faremo una terza partita giocando un po' meglio nel Nether. Quindi a me va bene. Scusateci per questo inizio, ma davvero non avevamo idea di che cosa aspettarci. Vai, prendi sta roba. Prendi tutto, piglia tutto. Tutto questo è più tradizionale. Sì, vediamo se riusciamo a fare una figura migliore. Io ho fatto veramente schifo. Tu sei arrivato a quart'ultima, io penultimo. E vabbè, ringrazio quella persona che ha deciso di giocare oggi per non farmi arrivare ultimo, grazie. Ti sono debitore. Dammi il maiale, è mio il maiale! Anche questo, datemi i maiali! Ok, mangia, mangia il grano, ruba tutto, ruba le patate! Io cosa rubo. Lasciate delle patate così a freddo? A freddo, a dai, caldo, almeno... Freddo. Ah! Che ma qualcuno ha buttato giù dall'altro lato del mondo, cerchiamo di non colpire... Non ho guardato che casa okay. Ho io. Cos'hai? C'è scritto, io ho 7, tu avrai l'8 probabilmente, eravamo vicini di casa. Okay. Sempre vicini ci troviamo, sempre da... Sì, ti rubo le carote, scusami tanto, ma sono tanto belle arancioni e ho da andare al biglietto di Tiziano che l'ho perso. No, non è okay. Questa la mia cucina, la 8 è la mia. Te l'ho detto la 8! E io quelle sono entrata. E cosa ne so, poverino? Tu entri nelle case degli altri. Ok? Ci ho visto Aerobin per un secondo, penso di essermi immaginato, voglio sperare. Beh, Robin l'hanno rimosso, okay. Amore, lo rimuovono sempre. È vero. La torta, mangia la torta. Si può prendere la torta? Sì, ho preso una torta. Dove l'hai presa la torta? Quanto vale? 30 punti! Ma dai! Ho preso una torta di 30 punti! Non lo so, l'ho presa per caso in mezzo al bosco. Ok, io direi di tornare velocemente a casa un attimino e prendere il... e mettere a cuocere delle patate, assolutamente. Magari rubo ancora delle patate perché dovrebbero potenziarsi. Vediamo se riesco a fare un po' meglio adesso. Va bene, va bene. No. Comunque sono davvero curioso di provare a fare il Nether migliore. Perché abbiamo visto che il primo ha fatto 1300 punti. Quindi si può anche giocare bene. Quindi non vediamolo di capire dove va l'errore. Sto okay? Facendo un guazzabuglio pazzesco. Voglio cuocere sia le patate sia le... No, sia anche il cibo. Ho preso anche un sacco di animali. Davvero? Sì, 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 un sacco, un sacco. Dai, piglia ste patate. Quante roba hanno inventato? Bene, ho trovato la torta che credo sia stata il colpo massimo.
Datemi carne, carne. Ma tu dai qualcosa di buono. Dammi la, la zuppa. Dammi la zuppa. Non so se mi ha dato la zuppa, ma non importa. Ok, su. Io sto mettendo roba a posto. Vai, ora devo correre anch'io. La poison patata? No, non la voglio. Okay. Via la poison patata. Dai, è giusto, la patata fa perdere un sacco di punti. Vai, prendi altre patate, patate. Dai, ora mancano 2 minuti. Quindi devo sbrigarmi a tornare in casa e a cuocere più che posso. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ok. Patate cuocete per me. Ok, vai, prendi le ste patate, no, però. Sto buttando via roba che non dovevo buttare. Ok, non importa. Allora, sono noi la 7, stiamo andando a casa tua, stiamo Panini. Andando. Ok, allora a questo punto sbrigati a cuocere. Cuoci subito delle patate, però cuoci subito io della ho fatto veramente pietà. Della carne. Forse è meglio se quanto sono le patate di base? Mezzo e diventano non me lo dice quanto diventano le patate cotte. Dimmi quanto diventano. 4. Da 1 a 4, da mezzo 5 a 4. Invece queste sono da 2 a 4, molto meglio cuocere le patate. Certo che è bello cuocere le patate. Molto meglio cuocere le patate. Ok, ora devo fare subito, subito. Dai, che ho un minuto e mezzo. Idea cuocere le patate. Ok, faccio subito il panino. Intanto inizio ad appoggiare la roba qui. Il pane me la fa? Sì. Pane, pumpkin, pork chop. Ho una pumpkin. Questo cuoci, vai. La cosa. La pumpkin dà punteggio. La pumpkin dà punteggio. Credo di sì. Questo mettilo. Questo non serve a niente. Metti questo, dai. Aiuto, metti tu. Che angoscia. Ah, no, questo no. Questo no. Carote, patate, patate. Sugar cane non serve a niente. Questo lo puoi mettere. Manca poco. Fai ste patate. Fai ste patate. Fai ste patate. Fai ok. Invece le carote, quanto davano le carote? Le carote danno mezzo 5. Quindi prendi tutto, prendi tutto. Dai, carote, pane, patate. Pane, vai. Voglio uno stacco di pane, voglio uno stacco di pane. Il pane quanto vale? Vale bene il pane. Dimmi quanto vale. Di sì. Il pane vale uno. Solo uno. Solo non uno. La tasca. Io maledetto. Ma cosa ho fatto a fare io? Ok, vabbè, io ho preso un pochino di roba. Cuociti carote. Cuocete. Ok. Ma non cuocere un tubo. Non cuoce niente qui, vai. Non cuoce niente. Maiale. Maiale, manca poco, manca poco. Devo pigliare le ultime patate e scappa via. E scappa via, vai, vai, vai. Ma questo gioco è veramente qualcosa di schifoso. Dai, no, che schifoso, è bellissimo sto gioco. Vai, 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 sette, sbrigati. Non ho tempo, 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 non ho tempo. Intanto appoggia tutto quello che puoi, non le posso uno spatata. Non ho tempo, piglia le patate, sbrigati. Metti le patate, no, pigliale tutte. Metti le patate, metti tutto. Pigliale. Metti anche il chest dentro il chest. Piglia tutto, mettile, mettile, mettile. No, l'ho messo. Cosa ho messo? L'ho messo in tutte, non lo so. Non mi sono so. Perso qualcosa all'ultimo, ok. Dammi più punti di prima almeno. Non dico di arrivare prima, ma voglio fare di punti. Ancora no, ho messo le poisonous, credo. No. Sono arrivato primo. Davvero? Sono arrivato primo. Ho battuto il mio ex code l'altra volta. Sei primo. Primo, sì. No, non mi buttate via, gentaccia. Fatemi godere la mia vittoria. Brutta gente, lasciatemi vedere. Anch'io ho fatto dei noi al score. E vai, sono arrivato primo. Andate via tutti dalla mia vittoria. Via, ciao, ho vinto io. Via. Bellissimo, complimenti anche a te. Mamma mia, è veramente qualcosa di folle. È stato troppo divertente. Benissimo. E questo quindi era Crafting Mama per quella nuova versione con qualche piccolo cambiamento, che non abbiamo più i quadri e abbiamo invece tutto scritto lì. Sono contento di essere arrivato primo. Abbiamo invece, mi sono almeno saputo un minimo diciamo riscattare dopo il Ned, che è stato penultimo. Quindi dai, mi sono fatto riscattare. Ma sei stato bravissimo. E quindi vi vogliamo dire, fateci sapere voi se volete che rigiochiamo Crafting Mama in generale. Quale delle due vi è piaciuta di più in generale, se quella normale e quella del Ned? E quali sono secondo voi i consigli migliori per giocare il Ned? Poi magari ci riproviamo e lo capiamo, però stavolta non abbiamo capito nulla. Niente. Grazie a tutti per essere stati con noi in questa folle puntata e alla prossima con gli Eternal Hub! Ciao!